Oggi ti parlerò della semeiotica e dell'anatomia palpatoria, del cieco e dell'appendice. Imparerai a trovare e valutare, attraverso i giusti punti di repere, la loro forma, il loro volume, i loro mezzi di fissità, i vasi e i nervi che li circondano, i rapporti che intercorrono con gli altri organi e con il sistema muscoloscheletrico. Grazie a queste informazioni avrai sempre una marcia in più rispetto agli altri e potrai fidarti delle tue mani durante la visita clinica del paziente affetto da disturbi del sistema digerente o dolori acuti della parete addominale. Il cieco ha la forma di un'ampolla che in alto si continua con il colon ascendente e in basso termina con un'estremità chiusa. Presenta delle bozze esterne a cui corrispondono delle depressioni interne, dette austracoli, e tre tenie longitudinali formate da tessuto muscolare liscio. Sulla parete sinistra e alquanto indietro è presente la valvola iliocecale che permette il passaggio di materiale dalla porzione terminale dell'ileo. Fra essa e il fondo del cieco è presente un orificio che sbocca nell'appendice vermiforme. La lunghezza del cieco in media è di 6-7 cm. Il cieco è situato nella fossa iliaca destra, sotto un piano trasversale passante per la valvola iliocecale e la sua estremità inferiore giunge fino al legamento inguinale, che ti ricordo va dalla sias fino al pube. Il cieco però può trovarsi anche in posizione bassa e discendere nella cavità pelvica o in posizione alta quasi sotto al fegato. Può anche trovarsi in posizione ectopica dietro l'ombelico o addirittura dietro al pube. Anche l'appendice può avere posizioni piuttosto variabili e ritrovarsi ascendente, retrocecale, discendente, mediale o laterale al cieco. Per trovare e valutare il cieco è molto importante partire dai giusti punti di repere. Il primo punto di repere è la fossa iliaca destra, di cui è facile individuare la spina iliaca anterosuperiore. Il secondo punto di repere è il legamento inguinale, che si estende dalla sias fino al pube. Il terzo punto di repere è la valvola iliocecale, che si trova sul terzo laterale di una linea che congiunge l'ombelico e la sias. Il cieco è avvolto da peritoneo, le cui pieghe vanno a formare dei veri e propri legamenti. Questi sono il legamento superiore del cieco, cioè quella piega del peritoneo che unisce il colon ascendente alla parete posteriore dell'addome, e il legamento inferiore del cieco, cioè quella porzione di mesentere che va ad inserirsi sulla fossa iliaca destra. Ti ricordo che l'intestino cieco contrae dei rapporti diretti con la fascia iliaca e attraverso di questa con il muscolo iliopsoas. Processi infiammatori dell'intestino cieco o dell'appendice, ma anche chirurgie addominali a questo livello, potrebbero creare delle aderenze fra il cieco e la fascia iliaca, influenzando non solo la mobilità dell'organo, ma anche i vettori di forza che il muscolo iliopsoas va ad esercitare sull'anca. Questo muscolo si inserisce sul piccolo trocantere del femore. In parte, e teoricamente, questo potrebbe spiegare il perché dell'alta incidenza di artrosi dell'anca, soprattutto a destra, e conseguente protesizzazione, in quella generazione di pazienti ampiamente sottoposta ad appendicectomia. Ora che hai individuato il cieco nella sua posizione, sei pronto a valutare la sua mobilità all'interno della fossa iliaca destra. I test che ti mostrerò appartengono molto di più alla cultura osteopatica ed è bene che tutti li conoscano, perché unire le conoscenze rafforza le competenze. Per testare la mobilità del cieco all'interno della sua loggia, avvolgi il fondo del cieco e mobilizzalo verso l'alto. Puoi effettuare la stessa manovra avvolgendo il margine laterale del cieco per spostarlo medialmente, lontano dal bordo dell'iliaco destro. Restrizioni di mobilità o dolorabilità in queste manovre potrebbero stare ad indicare la presenza di aderenze fra il cieco e la fascia iliaca destra.
dalla porzione inferomediale del cieco, 2-3 cm sotto la valvola iliocecale, si stacca l'appendice vermiforme, un tubo cilindrico e flessuoso lungo circa 8 cm. L'appendice, come sappiamo, va spesso incontro a problematiche di carattere infiammatorio, soprattutto fra i 10 e i 13 anni, maggiormente in soggetti di sesso maschile. In caso di sospetta appendicite, è possibile ricercare la dolorabilità di alcuni punti specifici, come il punto di Morris, che si trova sulla linea che unisce l'ombelico alla spina iliaca anterosuperiore a circa 2 o 3 dita dall'ombelico. Oppure il punto di McBurney, che si trova a metà della stessa linea, o il punto di Lance, che si trova all'unione del terzo laterale con il terzo medio della linea bisiliaca. Utile anche il test di Rovsing, per cui la palpazione profonda della fossa iliaca sinistra evoca dolore in fossa iliaca destra. Per evidenziare invece la presenza di eventuali irritazioni peritoneali, possiamo ricercare il segno di Bloomberg, che si esegue sollevando bruscamente le mani dall'addome dopo palpazione profonda dell'area in esame. La presenza invece di un addome a tavola di legno, che presenti quindi lo spasmo di entrambi i retti dell'addome, suggerisce una irritazione peritoneale diffusa. A queste manovre è possibile aggiungere anche il segno dello psoas e il segno dell'otturatore interno. Il primo si esegue facendo flettere la coscia contro la resistenza dell'operatore a ginocchio esteso. Il segno dell'otturatore interno si ricerca facendo flettere internamente l'anca flessa a 90 gradi. Si può chiedere anche una rotazione esterna contro la resistenza dell'operatore. Tali manovre possono essere positive in caso di appendicite o comunque di processi flogistici che interessano le sedi prossime a questi due muscoli. I vasi dell'intestino cieco provengono principalmente da un ramo dell'arteria mesenterica superiore, i suoi nervi da un ramo del plesso mesenterico superiore, che hai già imparato a reperire nel video dedicato all'intestino tenue. Non bisogna inoltre dimenticare un ultimo particolare, cioè che il mesenteriolo dell'appendice nel 20% delle donne può discendere in basso fino al legamento largo destro dell'utero, mettendo in connessione l'intestino cieco con l'ovaio di destra. In questo caso, un processo flogistico intestinale o anche una pregressa chirurgia addominale potrebbe influenzare la fisiologia dell'ovaio di destra ed è importante tenere conto di questa relazione soprattutto in caso di dolori mestruali o chissà anche nell'infertilità. Se questo video ti è piaciuto e l'hai trovato utile per potenziare le tue conoscenze di semeiotica e anatomia palpatoria, condividilo con i tuoi colleghi e iscriviti al mio canale per continuare a vivere l'anatomia fuori dalle pagine di un libro.